Ciao a tutti e bentornati in un mio nuovo video. Oggi, come avrete sicuramente letto dal titolo, andremo a fare dello simil stracchino, ma vegano, da mettere dentro la nostra piadina. Quindi, prima di passare allo stracchino, prepariamo la nostra piadina. Io qui ho farina integrale, ho sempre preparato dell'acqua, e andiamo a prenderci del lievito. Eccolo qua, ne rimane veramente poco e ne ho approfittato per questa ricetta per usarla. Adesso ci prendiamo una ciotola e ci andiamo a pesare 100 g di farina. E sto facendo una porzione solo per una persona, perché la mangerò solo io. Poi sciogliamo questi 3 g di lievito nell'acqua, che sono 75 ml, e poi ce ne andiamo a versare qua dentro un po' di sale e cominciamo a impastare fino a che non diventa una palla. Ecco qua la nostra palla e adesso lo rimettiamo qua dentro, lo copriamo e lo lasciamo riposare per un paio di orette e dopo formiamo le nostre piadine. Ed eccoci qua, arrivati 2 ore dopo. Qua si è ben raddoppiato e anche di più di volume e adesso andiamo a preparare le nostre piadine. Io metto sempre un po' di farina di riso sulla spianatoia e intanto che le preparo vado a scaldare una padella. Prendiamo metà impasto, formiamo una palla, io la passo sempre un po' sulla farina di riso, un altro po' di farina di riso e prepariamo la nostra piadina. E quando la padella è ben calda ci andiamo a mettere la nostra piadina. E lasciamo che si scaldi per 2 minuti per lato, però controllatela ugualmente. Intanto, come vedete, là in fondo mi sono preparato anche gli altri ingredienti che ci serviranno per fare poi lo stracchino di soia. E intanto assicuratevi di fare l'altra piadina, così ce l'avete già pronta per dopo. Ok, abbiamo finito di cucinare le nostre piadine e le abbiamo messe sotto un piatto così non si raffreddano troppo. E adesso passiamo al protagonista di questo video, cioè lo stracchino vegano. Qui nel pentolino abbiamo 500 ml di latte di soia, e però prima assicuratevi di accendere il fornello e lo portiamo a bollore. Poi, arrivato a bollore, intanto accendiamo la luce della cappa così ci vedete anche voi. Lo mettiamo a fiamma bassa e ci aggiungiamo 10 ml di succo di limone. Poi qua abbiamo 30 g di lievito alimentare. Di qua abbiamo 50 g di fecola di patate che passerò in un colino così non ci saranno troppi grumi. E 10 g di maizena. E poi un pizzico di sale. E cominciamo a mescolare fino a che non diventa ben compatto. Poi spegnete il fornello e andiamo ad aggiungere un barattolo di yogurt di soia, 250 g. Poi andiamo a mescolarcelo e ce lo andiamo a mettere un attimo da parte. E mentre aspettiamo che si raffreddi quel poco, ci prepariamo il ripieno per le nostre piadine. Quindi un filo di olio in una padella, e a me piace riempirlo con zucchine, un po' di cipolla e poi anche dei pomodorini. Abbiamo preparato tutto l'occorrente per riempire le nostre piadine, come vedete sono anche belle morbide. E ora le riempiamo.
qua abbiamo il nostro stracchino vegano e ce lo andiamo a mettere dentro. Ed è quasi la consistenza dello stracchino già squagliato. E poi ce lo andiamo a riempire con delle zucchine, un po' di pomodorini e un po' di cipolla. Adesso rimettiamo la padella sul fuoco e andiamo a scaldarci le nostre piadine. Le abbiamo scaldate da un lato e dall'altro per un minuto e mezzo. Ed ecco qua il risultato. Bello dorato. E con questo stracchino vegano, ma è pur sempre buono, ve l'assicuro. E ora si mangia. Sapore molto delicato, ma anche molto buono. Come al solito vi metto giù in descrizione la ricetta. E se la provate, fatemi sapere come vi viene. Siamo arrivati alla fine del video, quindi che dire. Grazie per averlo visto. Mi raccomando di mettere un like, commentare, iscrivervi, condividete se volete e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao. E se la provate, fatemi sapere come